in mezzo alla gente, via per via, negozio per negozio, paese per paese, azienda per azienda, parrocchia per parrocchia, meno tempo si sta chiuso e più tempo ci si confronta con la gente migliore, perché ci aspettano, ci ascoltano. A proposito di sessismo, prima al mercato con le Valdezza si è avvicinata una ragazza, un operaio, ha detto: Matteo, fai qualcosa, l'ho detto alla tele, io aspetto la cassa integrazione di aprile. Aprile, donna, operaia, mamma, 40 anni, stava piangendo. Altro che sessismo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, entriamo in settembre. E qua, mentre sono entrato, due ragazze operaie delle mense scolastiche, che più fortunate l'aspettano solo da maggio. Maggio, giugno, luglio, agosto, settembre. Quindi sarà un voto poco ideologico e molto concreto. Di là sono estremamente preoccupati e nervosetti, perché quando ti riduci a minacciare i gelatai, a minacciare i caseifici, a minacciare i ristoratori e a chiamare alle armi perché arrivano i marziani, i fascisti o i leghisti, vuol dire che di così ne da vendere nei pochi. Io invito i candidati, e parlo da segretario di questo piccolo, grande, splendido movimento, a affrontare questi 20 giorni col sorriso, con le proposte, anche in una terra che qualcuno pensava cosa loro e casa loro, perché mi dicevano: ma cosa vai a fare a Empoli? Cosa vai a fare a Siena? Cosa vai a fare a Scandicci, a Vinci, a Bagnaricoli? Cosa vai a fare a Firenze? Noi non ci andiamo perché ci autoinvitiamo, ci chiamano. Ci chiamano tantissimi ex elettori di sinistra, e questa è la sfida, aprire la mente. Io ne incontro tanti, operai, mi hanno detto: io vengo da un'altra tradizione di sinistra e ho sempre votato a sinistra. Sto giro voto Lega, sto giro voto Susanna, perché il PD è quello che mi ha ingabbiato con la legge Fornero e la Lega è quella che mi ha liberato dalla legge Fornero. Quindi le ideologie lasciamolo a Renzi, a Gianni, a Rossi, ai compagni, temi. Sanità, salute, le liste le abbiamo viste, non abbiamo i geni che arrivano, abbiamo uomini e donne normali, medici, sportivi, operai, imprenditori, donne, uomini, professionisti, gente normale. Il bello è che abbiamo candidato gente normale, lasciamo agli altri i geni e noi ci teniamo ben stretta la gente normale. Oggi pomeriggio a Montevarchi, poi tornerò in Toscana l'8 e faremo, se non ricordo male, le province di Lucca e Pistoia. Il 9 e il 10 gireremo lungo il largo Firenze, tutta la provincia di Firenze, e il 16, l'ultimo giorno di campagna, il 18, scusate, l'ultimo giorno di campagna elettorale, ci rivediamo in Toscana, ci rivediamo a Firenze, ma non perché è un voto nazionale. Non mi serve il voto toscano per mandare a casa un governo che spero vada a casa a prescindere dal voto delle regionali, perché sta facendo solo danni. Però questa è una terra con un orgoglio, una storia, una cultura, un'identità. La bellezza dei campanili, ecco, a sinistra si riducono, ma noi siamo a Firenze, come facciamo a votare una di Pisa? Ma te preoccupati degli ospedali. Abbiamo scelto Giovanni Galli perché è uomo in poche parole, qua sta litigando da mesi e anni sullo stadio, e io penso che un uomo di sport legato a Firenze lo stadio aiuterà a farlo. Questi litigano sull'aeroporto, la fortezza da basso, quando ero ministro, mandato a Firenze, uomini, agenti, telecamere, scuole sicure, strade sicure. Ve le ricordate le operazioni antidroga alla fortezza quando c'era un ministro? Vi ricordate anche il prefetto di Firenze, che ringrazio, perché è un prefetto in gamba, non una donna in gamba, è un prefetto in gamba. Ricordate la polemica che noi hanno istituito su richiesta dei fiorentini e dei commercianti, le zone rosse, ma non per isolare qualcuno, ma per avere più controllo, perché la droga fa male. Se qualcuno pensa di rilanciare il futuro del paese sullo spaccio di droga e sullo stato spacciatore, ha sbagliato a capire. Ricordate le polemiche sul prefetto e sul ministro, ricorsi, controricorsi, la CGIL, gli antirazzisti e gli antifascisti. Ma andare a beccare gli spacciatori non è una roba della Lega o di destra, andare a beccare gli spacciatori dovrebbe essere una roba di tutti. Ecco, una delle battaglie a cui chiedo di portare particolare attenzione, Susanna, è quella di difesa della vita, della famiglia, dei bimbi, con una lotta alla droga strada per strada, città per città, parco per parco, quartiere per quartiere.
sono tanti miei colleghi in Parlamento che dicono che però Paterone insomma molto male non fa. È meglio l'Ampedotto. È meglio l'Ampedotto di te di piatti. C'è altri modi. Quindi mi taccio in bocca al lupo e vi devo dire che dalla voce lo capite, perché ieri mattina sono partito da Caserta per arrivare a dormire a Siena. Stamattina siamo partiti da Siena passando per Firenze, oggi pomeriggio saremo a Fermo, a Porto Sant'Elpidio, a Civitanova Marche, per dormire in Abruzzo, perché domani mattina si comincia da Bari, con un tema, e chiudo su questo, che mi sta particolarmente a cuore, perché è un tema reale, non è dei sovranisti, dei leghisti, dei fascisti, la scuola. Noi organizziamo come lei la sabato mattina vari distanti generali della scuola, con insegnanti, studenti, presidi, amministratori, precari, famiglie. Noi siamo al 28 d'agosto, tutti gli altri paesi europei o hanno già riaperto le scuole nella stragrande maggioranza dei casi, o si preparano a riaprire le scuole con tranquillità, con serenità, con gli insegnanti, con i banchi senza rotelle, con i bimbi in classe, con le maestre in cattedra. In Italia no, ancora oggi, e c'è il dibattito, il ministro che litiga con l'altro ministro, sugli autobus sì o sugli autobus no. Abbiamo scoperto ieri la soluzione del ministro dei trasporti, che i colleghi di lavoro e i compagni di classe sono congiunti, quindi in autobus possono salire insieme, ma in classe non possono avvicinarsi. Ma questo vale la mascherina obbligatoria in luogo pubblico dopo le 6 di sera. Cioè, ragazzi, però con la scuola non si scherza. Ho incontrato stamattina a Siena il coordinamento dei precari della scuola, li ho incontrati anche prima con le Valdez, le proposte della Lega sono semplici. Assumi i precari che sono in lista da una vita e stanno insegnando da una vita. Questo non è che hai un cognome e scorri la graduatoria fino a che assumi gli insegnanti, tu sei uno di quelli. Mancano le aule, ci sono le scuole pubbliche paritarie che hanno a disposizione migliaia di aule vuote, hanno il pregiudizio. Ecco, il voto della Toscana è un voto anche contro i pregiudizi e contro l'ideologia, perché c'è qualcuno che non sopporta il privato, l'iniziativa privata, la libertà di pensiero, la libertà educativa, la libertà di cura, la libertà di impresa. Un voto libero. Ecco, io sono orgoglioso perché fra 20 giorni in Toscana ci sarà una festa di democrazia e di futuro che verrà ricordata dai vostri figli per i prossimi 100 anni. Quindi io vi ringrazio, grazie a Susanna, grazie a tutti i nostri candidati, grazie a Firenze, non c'è bisogno di venire a insegnare nulla a Firenze, anzi quando vengo a Firenze ci vengo in punta di piedi per imparare, però una delle donne, dal mio punto di vista, ma non perché donna, ma perché persona libera, con la mente avanti, geniale, orgogliosa, coraggiosa. Io ricordo con orgoglio quando combattei una notte intera contro la sinistra, ma ci riuscì, per fargli assegnare il massimo riconoscimento, ma la massima beneficenza del Comune di Milano, quando ero consigliere comunale, l'Ambrogino d'Oro, è con un voto nel nome di una grande fiorentina come Oriana Fallaci. Oh.